Avvocato, lei ha scritto anche un libro, Il diritto di nascere sicuri. Ecco, questo cosa significa? Che tratta e soprattutto qual è la fattispecie giuridica che è stata messa in evidenza in questo libro? E, è un ramo di cui lei ed il suo team continua ad occuparsi e quindi ad aggiornarsi, perché credo che sia in continuo aggiornamento, e soprattutto quali sono le novità al riguardo? La tutela della donna, sempre e comunque del bambino, e anche su questo testo noi abbiamo analizzato la tutela della donna in sala parto e quindi abbiamo analizzato gli aspetti dell'evento avverso in sala parto. Molto spesso la donna va a partorire, ma non viene, soprattutto nella fase del parto naturale, adeguatamente informata di quello che succederà in sala parto, di quali saranno le manovre che gli verranno praticate. E noi abbiamo analizzato la famosa manovra di Kristeller, che è quella manovra che viene praticata dall'ostetrica o dal ginecologo, che facendo una forte pressione sulla parte alta della pancia al momento della contrazione, loro lo chiamano piccolo aiutino. Questo piccolo aiutino, spingendo verso giù, verso la parte bassa dell'utero, molto spesso crea dei danni irreversibili alla donna e dei danni irreversibili al bambino. Ebbene, noi in questo testo, proprio il diritto di nascere sicuri, abbiamo dato un'immagine bellissima di un bambino appena nato che era lì addormentato e che invece molto spesso questo non succede. Questa manovra di Kristeller, come altri tipi di intervento che vengono fatti nella fase espulsiva del feto, hanno degli esiti irreversibili, soprattutto per i bambini, soprattutto per i bambini che anche a distanza di anni dal momento della nascita hanno delle difficoltà di movimento, perché non so, c'è stata una mancanza di ossigeno al cervello del nascituro. Ci troviamo tanti clienti che si trovano a fare fisioterapia perché, ma c'è stato l'evento avverso in sala parto. Molto spesso questa manovra di Kristeller, come pure altri tipi di intervento che vengono fatti sulla donna, non vengono mai certificati, non vengono mai indicati all'interno della cartella clinica. Anche nella fase espulsiva molto spesso si rompe la clavicola, oppure c'è la rottura del plesso brachiale destro-sinistra. Per intenderci, un bambino in piedi, ha la mano rivolta all'incontrario, non riesce a riaddrizzarla. E noi all'interno di questo convegno fatto presso l'Istituto di Ricerca Scientifica di Biogen, oltre ad avere il parere di esperti che hanno dato il loro punto di vista, abbiamo avuto proprio le testimonianze dirette delle mamme e dei papà vittime di questi eventi avversi in sala parto. Naturalmente questo testo è stato scritto a stretto ridosso del periodo in cui è stata approvata la legge Gelli Bianco in tema di responsabilità sanitaria. Quindi il mio intervento nel caso di specie è stato affrontare quelle che sono le novità, quali erano e quali sono attualmente gli strumenti che evitino il giudizio e che facilitino un risarcimento del danno immediato, migliore, per non entrare nel tunnel del calvario della giustizia, che molto spesso è molto lungo. Abbiamo parlato di onere della prova, abbiamo parlato e spiegato perché citare la struttura e l'assicurazione è più semplice, perché si tratta di una responsabilità di natura contrattuale e consente alla vittima di un errore sanitario di riscuotere delle somme, di riscuoterle il prima possibile in modo più semplice, perché c'è una sorta di inversione dell'onere della prova. C'è il paziente che ha subito il danno, presenta la cartella clinica con un'adeguata relazione di un medico legale che l'ha valutata, che ha individuato dove c'è l'errore. E dall'altra è dimostrare il contatto sociale. Io mi sono rivolto in ospedale. Di contro, la struttura deve poi dimostrare che ha messo in essere tutte le procedure in modo corretto, secondo i protocolli, secondo le linee guida, e quindi c'è un onere della prova più leggero rispetto invece al fatto se si voglia citare un medico, dove abbiamo un onere della prova di natura extracontrattuale con una prescrizione quinquennale.
diciamocelo chiaramente, i medici sono persone per bene, sono persone che alcune volte sbagliano, ma non sbagliano perché in modo convinto vogliono far del male a delle persone, non passi mai questo messaggio, ma perché molto spesso poverini si trovano in delle strutture che non sono adeguatamente organizzate e quindi l'errore a monte della struttura, la mancanza di mezzi di struttura, non gli consente assolutamente di svolgere con serenità il loro lavoro. Naturalmente la legge Gelli Bianco tenta in modo inequivocabile di dire: citate la struttura, voi che avete subito un danno, l'assicurazione che sta a monte della struttura, non citate il medico ed evitate di fare un processo penale. Naturalmente il processo penale è comunque un danno irreversibile, che è una sofferenza per i tempi della giustizia di 5-6 anni a tenere un medico che molto spesso o ha solo partecipato derelato a quell'intervento. Tenere un processo di 6-7 anni non è una cosa positiva. Naturalmente ci sono delle circostanze e peculiarità dove il processo penale si innesca d'ufficio, si innesca direttamente, immagino a una persona che subisce lesioni gravissime o di una certa rilevanza, e in quel caso deve intervenire la procura con l'esame autoptico per verificare se tutto è stato fatto secondo i protocolli, secondo le linee guida. Io dico, dove c'è una procedibilità di ufficio, dove c'è una morte, forse è anche giusto che si intervenga con una denuncia penale e che si intervenga con un consulente del PM per fare l'autopsia, però dove si può evitare anche la denuncia penale non va fatta, perché i medici vanno anche tutelati. La denuncia penale non va fatta e va fatta una procedura civile. Questa procedura di natura civile naturalmente ha dei costi che sono quelli dell'iscrizione al ruolo, sono quelli del pagamento del collegio dei medici, ma purtroppo sono assolutamente necessari, perché intervengono dei professionisti che devono analizzare in modo specifico se c'è il nesso causale, se c'è colpa, e quindi questi vanno pagati. Invece quando si fa un processo di natura penale si innesca, c'è da fare solo la denuncia e poi il pubblico ministero che si attiva, quindi c'è una bella differenza. Però quando è possibile, anche per un'etica, e questo è importante che intervenga l'avvocato, perché fare causa ad ogni costo mai, ci deve essere sempre un consulente che deve analizzare la documentazione clinica ed avere uno o due pareri tecnici motivati di medico legale per poter fare l'azione, quindi non bisogna fare delle azioni meramente esplorative tanto per farle. Devo dire che noi abbiamo, oltre a un medico legale che collabora in modo specifico su tutte le questioni, abbiamo anche un altro professionista che ha un occhio particolare all'evento avverso in sala parto, quindi c'è bisogno sempre di un doppio magari confronto di un medico legale prima di partire, perché se c'è una responsabilità medica è giusto che la si metta in essere, se questa responsabilità medica non c'è bisogna assolutamente evitare delle situazioni di natura meramente esplorativa. Lei tra i vari libri ne ha scritto uno sui matrimoni misti con i fratelli ortodossi, diritto e prassi in Italia, in effetti di che cosa si tratta? Abbiamo analizzato quello che è l'istituto del matrimonio, dei matrimoni misti, in particolar modo come si comportano gli ortodossi, che è una religione che è seconda in Europa solamente a quella cattolica, come si comportano nel momento in cui vengono a sposarsi con i cattolici, qual è il loro atteggiamento, qual è il loro punto di vista, qual è il rito da seguire, come vengono educati i figli. Naturalmente ho fatto una ricerca sul campo, sono andato personalmente dagli ortodossi nelle varie chiese che sono qui presenti in Italia, il numero rilevante, e ho preso il loro punto di vista e l'ho inserito all'interno di un testo che ha avuto una diffusione importante, e anche per dare un elemento di novità e a chi vuole sapere di più chi sono gli ortodossi, come pensano, come ragionano, e quindi è un testo diffuso proprio a queste persone che sono incuriositi rispetto a queste persone diverse dalla religione cattolica, per vedere qual è il loro punto di vista, qual è il loro comportamento, e ripeto, ha avuto anche una diffusione abbastanza insomma rilevante su tutto il nostro territorio. L'intero ricavato è stato devoluto alla Rotary Foundation,
che è la cassa del Rotary International, per eradicare la poliomielite nel mondo dove ancora ci sono, nei paesi ancora dove questa è presente. Io sono un rotariano, faccio parte del Club Avellino Est Centenario e tutte le somme sono state riversate su questo fronte. In 3 anni abbiamo racimolato e acquistato oltre 30.000 vaccini, quindi ogni testo 48 vaccini, e di questo siamo orgogliosi come rotariano e come team, perché il mio gruppo di lavoro mi ha dato una mano sia nella redazione di queste opere e sia nella loro diffusione su tutto il territorio nazionale.